Per la gara di domani è chiusa, ma prima di iniziare ricordiamo le prime tre posizioni: Leclerc, Sainz e George Russell. Per ora vi saluto, ma vi ricordo che ci aspettano tante altre emozioni. L'appuntamento.
dimenticatevi i pit stop, lasciate perdere la gestione del carburante, sarà solamente una questione di premere l'acceleratore a tavoletta mentre ci prepariamo per la gara sprint di oggi. E ora analizziamo la griglia di partenza della gara sprint di oggi. La fantastica qualifica di ieri di Charles Leclerc gli ha fatto conquistare la pole position. E il talentuoso Carlos Sainz completa la prima fila. Per quanto riguarda il resto della griglia, Russell, Hamilton, Max Verstappen, una Aston Martin, Perez, Norris, Fernando Alonso e Daniel. Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. All right, let's focus now for the rest of the race.
now just on its last legs. Let's try to keep mileage on it to a minimum. Right, we've got enough fuel for three more laps. Un'occhiata alla classifica piloti. Max Verstappen stacca ancora di più gli avversari in classifica dopo una grande prestazione. Ora vediamo la classifica costruttori. Il primo in classifica frena la sua fuga dopo un weekend difficile. Bene, questo conclude la gara sprint. Rimane solo l'evento principale e ora attendiamo con ansia la gara. Domani commenteremo il Gran Premio in diretta e senza interruzioni. Benvenuti tra le montagne stiriane per scrivere un altro capitolo della storia del Gran Premio d'Austria. Questo è uno dei giri più corti del calendario, con 7 curve a destra e solo 3 a sinistra, che compongono il circuito ad alta velocità austriaco. La curva 2 quasi non si può definire tale, si fa a full gas, una virgola a sinistra, prima di iniziare la zona di frenata della 3 in salita. Le curve 1, 3 e 4 sono tutte potenziali opportunità di sorpasso. Diamo un'occhiata alle posizioni sulla griglia di partenza. Charles Leclerc parte dalla pole position e in seconda posizione c'è un soddisfattissimo Carlos Sainz. Nel resto della griglia invece Russell,
una Aston Martin, Max Verstappen e Hamilton, Perez, Norris, Ocon e Fernando Alonso, Gasly, Ricciardo, Guan Yu Zhou e Tsunoda, Bottas, Albon, Kevin Magnussen e Mick Schumacher. Latifi e Lance Stroll chiude lo schieramento. Siamo quasi allo spegnimento dei semafori, quindi vediamo un po' come procedono i preparativi giù in pista. Come sempre, sono qui con Valsecchi. Facciamo il punto sulla Williams. Cosa pensi della loro prestazione in questa stagione? Beh, l'atmosfera che si respira in quel team è molto positiva per il momento. Il morale di tutti è alto e si divertono. Questi fattori hanno contribuito molto alle prestazioni che abbiamo visto. For news.
out for us if we damage the car or get slapped with a penalty. Okay, DRS is now available.
windows open, so let's box this lap, box this lap. That was a fantastic stop, faster than we were expecting. Okay, stay clear of the white line on the exit. We'll receive a penalty for dangerous driving if you cross onto the track. DRS is stuck open. You're going to have to come in so we can try to attempt a fix. Pit for repairs now. Okay, good work. Great pass.
next part of the track, no overtaking through the yellow flags. Green flag, we're racing again, let's go. Okay, so we're leading our teammate by 31.9 seconds. Charges on its last legs. Let's try to keep mileage on it to a minimum.
body's taken some damage. You might start to notice it soon. A percepire la gioia dal box dopo questa vittoria a Spielberg, una prestazione magistrale del team. Secondo te qual è stato il fattore chiave di questa vittoria? Oggi ha vinto chi ha dimostrato maggiore sicurezza in pista. La capacità di mantenere la calma, persino nei momenti di massima tensione, è stata fondamentale per capitalizzare gli errori degli altri piloti. Da lì alla vittoria. Direi che il passo è stato breve. Ed eccoci qui ancora una volta a celebrare la vittoria di una scuderia ormai abituata al podio. Gara perfetta e successo meritato per la Ferrari. Una veloce occhiata a cosa è cambiato in classifica piloti.
Il primato in classifica resta invariato, ma il resto dei piloti a questo punto ha accorciato le distanze. Dopo questa giornata incredibile, chi è stato il migliore in pista per te? Come pilota del giorno, il mio voto va di sicuro a Lando Norris. Oggi ha confermato in pieno la sua reputazione e può senza dubbio tornare a casa a testa alta, meritatamente. E passiamo ai costruttori. È stata una gara difficile per il leader della classifica e gli inseguitori riducono il loro distacco. Nel frattempo, Aston Martin scala la classifica grazie al risultato eccellente di questo weekend. Dopo una gara del genere, il mondiale di Formula 1 è più incerto che mai. Restate con noi perché il prossimo Gran Premio è già dietro l'angolo.